questo momento quello che stiamo facendo vedere è la velocità del 4G Plus su questo telefono e su altri due schermi qua e là, dove ci sono due video 4K. Quindi sono video che consumano circa 20-25 megabit contemporanei, ed inoltre possiamo lanciare qua uno speed test che mi fa vedere la latenza della rete e la velocità complessiva della rete. Vedete, a quanto sta andando adesso, me lo dici? Siamo intorno ai 125-130, abbiamo superato i 130 megabit per secondo. E ricordiamo ai telespettatori che siamo in una zona difficile, cioè della vecchia Milano. Sì, siamo nella vecchia Milano. A Brera la copertura è copertura normale di un sito fuori, noi siamo in indoor, quindi ovviamente il segnale arriva anche un minimo attenuato per la fisica del segnale radio. Abbiamo questa velocità qua, in parallelo altri due video che sono scaricati in questo momento da YouTube, quindi complessivamente siamo intorno ai 200-220 megabit per secondo. Questo è possibile con i nuovi smartphone dotati del 4K, che sono ormai la maggioranza, dicevate, no? Dei 4G, 4G Plus. Ad oggi come Vodafone abbiamo già a portfolio il Note 4, il Samsung Note 4, il Samsung Alpha, e avremo a breve un altro terminale che è il Samsung Edge. Questo a breve sarà lanciato questo servizio, e quindi sarà disponibile da oggi praticamente per tutti i nostri clienti secondo i piani tarifari che ho fatto vedere prima. Certo. Più 42% dicevate rispetto al 3G attuale? Che cosa? La velocità? Sì. No, la velocità del 4G è decisamente superiore a quella del 3G attuale. Col 4G Plus arriveremo anche a raddoppiare le velocità, non solo le velocità di picco, e questo è importante, ma anche le velocità medie. La copertura cellulare è tale per cui al bordo di una cella noi non abbiamo le performance di picco, perché il segnale arriva attenuato. Anche a bordo cella, grazie al 4G Plus, dove mandiamo assieme diverse bande, riusciamo anche a raddoppiare le velocità che avremmo normalmente.